Sto per lasciare la parola al nostro relatore di questa sera, Francesco Albano, è professore nelle scuole torinesi. Ci parla stasera di piante, di botanica, di tutte le cose strane, misteriose, di tutti i luoghi comuni, le fake news, le bufale che girano attorno al mondo delle piante. Io vi ringrazio di nuovo per essere qui e lascio la parola a Francesco Albano. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui, per essere venuti, nonostante zanzare, caldo e quant'altro. Sono molto contento di essere stato invitato, ringrazio l'organizzazione e sono onorato di partecipare al vostro palinsesto, ai vostri incontri. Non so se qualcuno di voi ha partecipato via Zoom alla razionale di novembre sulla botanica, nel fantasy, nella fantascienza. L'immagine che vedete proiettata qui sul telo, si vede pochino ma appena farà un po' più di buio la vedrete meglio, è l'immagine con cui ci siamo lasciati in questo incontro, che potete rivederlo, è stato registrato, è sul canale YouTube Piemonte Magico e Insolito, lo trovate quasi subito scrollando giù per i vari video che carico nel mio canale. E volevo inserire questa immagine quando ho pensato a questa presentazione, anzitutto perché mi piace moltissimo. Adesso voi non l'apprezzerete tanto perché non si vedono tutte le sfumature di gialli, di blu. Che cos'è questo? Questo è un bosco, ovviamente, di pioppo tremulo. È un qualcosa di più rispetto a un semplice bosco. Si chiama Pando e è un bosco presente nello stato dello Utah. Ha una particolarità. È uno degli organismi più antichi del mondo. Dico uno degli organismi perché questo è un genet, cioè è in pratica un clone naturale che annovera 40.000 esemplari, e chiaramente questi sono alberi giovani, ma sono tutti quanti parte di un unico individuo interconnesso per via radicale che è stato in qualche modo capace di autoclonarsi e quindi di espandersi entro questi ettari incontaminati, ed è, oltre a un'attrazione turistica, è anche una stazione botanica molto importante per gli studi su quello che è la capacità delle piante di propagarsi nel tempo anche per migliaia di anni. Non è in assoluto l'albero più vecchio al mondo. Se la gioca un po' con un piccolo e striminzito abete rosso che si trova nei paesi nordici e si chiama Old Ticco, e ne parlo comunque anche in questo video che potrete vedere. E l'incontro di oggi, la chiacchierata di stasera, è finalizzata, diciamo così, a fare un po' chiarezza su quelle che possono essere le bufale, i miti, i luoghi comuni nell'ambito botanico, e chiaramente sarà una chiacchierata, spero, divertente, perché ne diremo di cotte e di crude. Oltretutto volevo riflettere su quanto la scienza sia stata importante nell'ambito botanico, nonostante la botanica sia relativamente giovane rispetto ad altre discipline. Perché siamo arrivati a conoscere un qualcosa che non ci saremmo mai immaginati di scoprire. Siamo andati a scandagliare il mondo intero per cercare delle curiosità botaniche incredibili, antiche, capaci di sopravvivere delle avversità inaudite. La botanica vera e propria nasce intorno alla fine del XV secolo, e io adesso cambio anche slide, non so se si vede un po' meglio. Andrea Cesalpino è stato uno dei
primi grandi botanici che ha in qualche modo proposto un modo per classificare le piante secondo un sistema un po' più moderno, un po' più oggettivo. Ne ha individuate e classificate 1500, e oltretutto era anche un medico. È stato colui che ha proposto per la prima volta il modello della circolazione sanguigna all'interno del corpo umano, e ha scritto questo, tra le varie opere, De Plantis Libri, che appunto raccoglie tantissime specie che fino a quel tempo nessuno aveva classificato. I botanici non si limitano a far questo, si prodigano per monitorare, proteggere e in qualche modo far conoscere quelle che sono le entità botaniche che andiamo in qualche modo a analizzare e scoprire anche naturalmente. È chiaro che non è stato il primo, dobbiamo andare a 1500 anni indietro nel tempo e forse più, con Teofrasto, con Dioscoride, poi con Plinio il Vecchio. Ma veniamo a noi, veniamo un po' alla ciccia del nostro incontro, e farò una carrellata di quelle che sono state le curiosità e le situazioni abbastanza insolite nell'ambito botanico e via dicendo. Per quanto riguarda la prima bufala che vi voglio presentare, non so se tutti voi hanno visto questa immagine, è uno scherzo diciamo molto conosciuto. Si tratta dell'albero di spaghetti, è uno scherzo che la BBC nel 57 aveva messo a punto per vedere un po' gli effetti di questo gioco. Cosa avevano fatto? Avevano fatto un filmato abbastanza corto, avevano chiaramente ripreso dei botanici, degli esperti che raccoglievano, ma qui sì, forse sono più degli agrimensori, raccoglievano questi noodles, gli spaghetti, non proprio i nostri, però quelli che si trovano, che si mangiano con le bacchette. E dopo questo scherzo, quando è andato in onda, la redazione della BBC fu inondata di persone che volevano sapere dove potevano acquistare i semi per questo albero degli spaghetti, cioè erano caduti come pere cotte dall'albero. E nonostante le smentite, insomma, qualche anno dopo la BBC è riuscita di nuovo a gabbare il suo pubblico presentando la Smell-O-Vision, che è una parola formata da smell e television, quindi odore. Cioè avevano mandato in onda una trasmissione dicendo che sarebbero stati in grado di trasmettere, oltre all'immagine, al suono, anche gli odori. Quindi ci sono state anche lì una profusione di telefonate di persone che giuravano di aver sentito odore di cipolla, di tabacco, di caffè e quant'altro. Ovviamente era una presa in giro. E questo è curioso, è divertente, perché ci fa capire delle meccaniche più o meno inconsce che sulla massa riescono in qualche modo a calamitare l'attenzione su cose che palesemente fanno un po' sorridere. Allora gli spaghetti non erano molto conosciuti, quindi dovessero riproporre adesso sarebbe più difficile prendere per il naso gli ascoltatori. Passando a qualcosa di più familiare, non so se avete mai sentito questa diceria, questo mito. Tuttora quando io sbuccio una banana ho l'istinto di staccare la punta, il culetto della banana, e di non consumarlo. Perché? Perché in qualche modo anch'io ho subito questa suggestione. Qual è? E significa dover eliminare un pezzo entro cui teoricamente si dovrebbe annidare un protista, un piccolo animaletto chiamato ameba, che come una sorpresina dell'uovo Kinder ce la troviamo in ogni frutto della banana. Due parole soltanto su questo frutto: è originario del sud-est asiatico, sono stati poi i portoghesi che hanno portato questa pianta oltreoceano e nelle Americhe, e l'hanno un po'
si è diffusa nel resto del mondo. In realtà noi mangiamo come frutto un qualcosa di molto diverso rispetto alla specie nativa, indigena, che aveva semi, che era molto meno commestibile rispetto a quello che è un ibrido. Io qua vi ho scritto che mangiamo una cultivar triploide che si chiama Musa paradisiaca, che sarebbe un ibrido tra acuminata e valvisiana. Sembrerà come una pignoleria, in realtà non lo è, perché ci fa capire che il banano in realtà è qualcosa di molto poco naturale, è una pianta che abbiamo reso commestibile attraverso tutta una serie di incroci e l'abbiamo anche resa sterile. I semi non ci sono, perché cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo dato un po' di cromosomi in più, quindi non è diploide ma triploide, e questo però la rende incapace di diffondersi tramite semi. E però questa fa lo stesso i frutti. Le specie che fanno ciò si chiamano partenocarpite, e non soltanto la banana svolge questa funzione. Ecco una foto al microscopio dell'ameba. Come mai è nata questa diceria? È possibile in qualche modo tracciare l'origine delle bufale, dei miti legati agli ortaggi, alla botanica? Sì, effettivamente non sempre, ma a volte riusciamo a trovare il bandolo della matassa. In realtà, come avrete già capito, non esiste questa ameba come un ospite fisso in tutti i frutti che spulciamo, per fortuna, perché altrimenti avremo dei grandi mal di pancia. Potete leggere che cosa fa determinate specie di ameba. Qua vi ho portato l'entameba istolitica, che oltre a provocare dei grandi mal di pancia può anche arrivare ad attaccare polmoni, sistema nervoso centrale, quindi cronicizzarsi anche. È chiaro che bisogna però andarsela un po' a cercare in paesi magari in via di sviluppo e consumare frutta e verdura non lavata e contaminata in qualche modo. Poi in realtà ci sarebbe anche un altro tipo di ameba che fa molto peggio, però fermiamoci un attimo a dire che potrebbe esserci del vero. Potrebbe essere che questa bufala sia nata per via di qualche incauto turista che si è preso appunto l'amebiasi andando a consumare dei frutti non lavati. Ne parla, se non ricordo male, Henri De Luca nel suo libro Spizzichi e Bocconi, non so se si titola così, ma è un po' una reminiscenza. Quindi sì, si rischia di essere in qualche modo infettati da qualche strano microorganismo se andiamo in determinati posti, magari ci beviamo un carcade freddo, non bollito, in Egitto facciamo qualche altra attività per cui ingeriamo liquidi o solidi che appunto hanno questa carica microbica e sono poi dolori. In realtà poi torneremo anche sulla banana più tardi, perché non finisce qui. Penso che molti di voi hanno familiarità con questa diceria. Innanzitutto ce n'è un'altra, che è sul potassio. È vero che la banana ha molto potassio, ma non è assolutamente il frutto con più potassio in assoluto. Anzi, ne hanno molto di più il kiwi, l'avocado e quant'altro. Come mai c'è l'abitudine di associare l'integrazione di questo elemento molto importante alla dieta attraverso il consumo di questo frutto? E questo è eloquente, è una abitudine che è nata verso la fine degli anni Ottanta, durante l'ottavo di finale del Garros, di questa competizione di tennis, in cui Michael Chang, non so esattamente come si pronunci, sconfisse Ivan Lendl, e però questo giovanissimo tennista, questo fenomeno di 17 anni, faceva numerose pause durante la partita e consumava banane. E questo ha involontariamente fatto pubblicità a questo frutto, per cui da lì in poi la banana è ricca di potassio. Ancora adesso viene facile, automatico, associare queste due cose. Andiamo avanti, questo riguarda gli spinaci ed è una bufala nella bufala.
Allora, il mito degli spinaci che apportano un sacco di ferro ha origini molto oscure e difficili da districare, perché allora noi siamo abituati a vedere le strisce di braccio di ferro che diventa ultra pompato e diventa un eroe quando si mangia la sua lattina di spinaci. Anzitutto non è chiarissimo se nei fumetti di Braccio di Ferro si faccia effettivamente allusione agli spinaci per quanto riguarda il contenuto di ferro. Da quel che so io, effettivamente non c'è Popeye che dice ah sì, la mangio perché è piena di ferro. Ma al di là di questo, il consumo di spinaci dovuto a questa sovrastima per quanto riguarda la sua dotazione in questo prezioso metallo, sembra sia dovuta, e fino a pochi anni fa era così, a un errore proprio tipografico. Perché? E ce lo riporta l'articolo di questo ematologo, che adesso qua vi ho riportato la prima pagina di questa pubblicazione, Amblin, disse che appunto l'errore era dovuto a un refuso all'interno di un articolo della fine dell'Ottocento che commentava le analisi sul contenuto di ferro presente negli spinaci, e per via di una virgola messa al posto sbagliato risultavano 30 mg di ferro anziché 3, adesso poi a parità di volume, insomma. Ma fu proprio così. Solo nel 2010 si scoprì, grazie alla perseveranza di un altro autore, che in realtà era una bufala. Non esisteva un errore tipografico con questa storia. Però per tanti decenni e tanti scettici si sono convinti della bontà di questa affermazione. È stato smontato, per cui fondamentalmente gli spinaci continuano a non essere molto ricchi di ferro, ma la storia in realtà non è questa. Era effettivamente troppo carino per essere vero per quanto riguarda tutto nel suo insieme. Addirittura era stato creato un acronimo, vedete SPIDES, Spinach Popeye Iron Decimal Error Story, perdonatemi in inglese. E invece adesso si vede un po' meglio. Qualcuno di voi ha mai visto queste cartoline guardando in internet, per televisione? Questa è soltanto una delle tantissime immagini del tardo Ottocento in cui si vedono questi agricoltori trasportare o comunque armeggiare attorno della verdura gigantesca. Qui vediamo delle pannocchie, ma ci sono immagini con zucche, zucchine, pomodori, immensi, grandi, ovviamente, in modo spropositato. Erano degli scherzi, fatti semplicemente per farsi due risate, per farsi anche pubblicità dal punto di vista fotografico, perché verso la fine dell'Ottocento la stampa fotografica era diventata un po' alla portata di tutti, quindi tutti si potevano permettere di acquistare qualche cartolina da far vedere agli amici, da spedire ai parenti. E effettivamente che si tratta di una burla lo si sa, perché alla base dell'immagine c'è sempre una didascalia che lo specifica. Però questo non avvenne per questa foto che ritrae questo Joseph Swan, che è un agricoltore molto capace nel suo lavoro, che porta una gigantesca patata. Questa immagine non ha nessun tipo di chiarimento, era semplicemente un modo per farsi pubblicità. Egli si recò da un fotografo e gli chiese: proviamo a fare qualcosa per indurre i potenziali clienti a comprare le mie patate, i miei pomodori, va bene, proviamo a fare questa cosa. In realtà sembra molto raffinato come fotomontaggio, non lo è. Praticamente il fotografo ha fotografato una patata, ha fatto una gigantografia, ha ritagliato i contorni e aveva fatto reggere a questo signore questo ritaglio di patata e cominciò ad appenderlo nei mangimifici, nei negozi, negli empori, eccetera. Oh,
Questa immagine divenne così, diremo adesso, virale, forse la prima immagine virale della storia, che raggiunse la stampa internazionale, da qui un caso indicibile. Questo signore fu bombardato di richieste di semi di queste patate, anche soltanto una gemma, un pezzo, e era proprio perseguitato, e a nulla servì chiarire che si trattava semplicemente di una burla autopromozionale, non era nulla di che. E anche questo ci permette di riflettere su quello che è il funzionamento della nostra, del nostro inconscio, subconscio, per quanto riguarda le belle storie. Ecco, io ho subito fatto danno. In realtà ci sono degli ortaggi che possono crescere a dismisura. Queste immagini che vi mostro arrivano dall'Alaska, da Palmer, se non ricordo male, che è una cittadina dove ogni anno si svolge un contest di verdure gigantesche. E qui ci sono degli agricoltori che trascorrono buona parte dell'anno a coltivare in serra, accudire gli ortaggi che diventano i più grandi possibili, naturalmente facendo selezioni, comprando dei semi, non hanno molto tempo libero, però è un importantissimo incontro, forse uno dei più importanti di questo stato, guardate qua, e alcuni ortaggi entrano nel Guinness World Record, e sembrano comunque avvicinarsi molto a quell'immagine che abbiamo visto prima. È una cosa molto divertente, perché a volte scopriamo delle cose che ci colpiscono, perché in fondo non tutte le bufale nascono dal nulla, c'è sempre qualcosina di vero. E vabbè, cerchi nel grano sono un'altra piccola parentesi che volevo mettere, più che altro perché è stata una grandissima delusione da ragazzino scoprire che si trattava di land art e non di UFO che venivano qua a prodigarsi per schiacciare gli steli del grano e rovinare il raccolto a molti agricoltori. Che cos'è la land art? Non so se ne avete mai sentito parlare. Si tratta di quelle forme di arte che sfruttano mezzi poveri e che sono destinate a durare poco nel tempo. Una corteccia dipinta, degli steli intrecciati, legni scolpiti, e si è scoperto che dietro a questi meravigliosi frattali, che arrivano ad essere anche molto, molto elaborati, ci sono dei team di artisti che lavorano mesi e mesi per prepararsi nel disegno e per riuscire a nottetempo a realizzare questi meravigliosi disegni. Io spero sempre che prima o poi arrivi qualche notizia di UFO, ma insomma per adesso ce lo dobbiamo far bastare così. Pensate che negli anni 70, se non sbaglio, alcuni ricercatori si appostarono con strumentazioni avanguardistiche, con termoscanner, cose di questo tipo, per cercare di cogliere sul fatto un qualche tipo di presenza ultraterrena o extraterrestre, però non furono gabbati da dei burloni che si ricorrevano nei campi con delle torce accese. Però anche questo è molto affascinante, a prescindere che sia vero o no. E qui entriamo un po' più nel vivo, perché vi propongo alcune leggende metropolitane. Che cosa sono le leggende metropolitane? Sono delle leggende che si diffondono esclusivamente per passaparola, adesso anche con internet, e che non hanno, insomma, sono nate l'altro ieri, ecco, sono state create un po' a tavolino, sono molto interessanti e variegate, riguardano anche la botanica. In questo caso la riconoscerete, la poinsettia, la stella di Natale, con queste foglie rosse e all'interno, vedete, l'infiorescenza. C'è una storia molto, molto cruda alla base di questa leggenda metropolitana, però è stata tracciata. Allora, la diceria che l'ha fatta trascinare un po' nei decenni è che una foglia di questa pianta può ammazzare un bambino o anche una persona adulta, se ingerita.
Perché questo? Perché pare che all'inizio degli anni 20 un bambino, figlio di un ufficiale dell'esercito stanziato nelle Hawaii, morì avvelenato dopo aver masticato una foglia di questa, probabilmente di qualcos'altro, ma quella che fu la stampa dell'epoca riportò come specie la stella di Natale. E da lì in poi fu un problema. Fu un problema perché molti medici in buona fede raccomandavano alle famiglie di non tenere in casa una pianta di questo tipo perché poteva rappresentare un problema per i più piccoli. E così avanti per decenni, finché verso gli anni 70, quando questa fobia della stella alpina raggiunse il suo apice, la commissione per, adesso non mi ricordo se la commissione per i prodotti, comunque non era la Food and Drug Administration, però fu reso pubblico il fatto che questa pianta assolutamente non arrecava nessun danno alla salute umana. E fu anche detto ai vivaisti che non c'era nessun tipo di necessità nell'apporre alle piantine di poinsettia un qualche tipo di avvertimento del tipo comprate pure questa pianta ma tenetela lontana dai bambini. Perché si è poi scoperto che sì, tutte le euforbie sono un pochino, tutte le euforbie sono velenose, ma in questo caso il veleno è talmente ridotto per quanto riguarda la sua concentrazione che bisognerebbe mangiare una foresta per morire, quindi dovrebbe star lì tutto il tempo a ruminare stelle di Natale. E però questa leggenda non è ancora morta. Ancora adesso ci sono casi in cui, io credo di averlo visto addirittura su Wikipedia, c'è una nota che riporta il fatto che questa pianta può essere velenosa, se non tossica per cani e gatti. In realtà non è vero, però per dirvi quanto sono dure a morire queste credenze. E poi c'è la yucca. La yucca la conoscete, questa è la yucca filamentosa, se non sbaglio. Questa pianta molto particolare, diffusissima in tutto il mondo, racchiude anche qua una leggenda apparentemente divertente. Qui vedete uno stralcio riportato da un articolo apparso sul Guardian nel 1985, dove c'era praticamente riportata quella che è la diceria più diffusa. Un'amica, in realtà un'amica di un'amica, sente una sorta di misterioso squittio che proviene dalla sua yucca. Io lo squittio lo associo ai topi, però vabbè, non importa. E questo squittio doveva essere in qualche modo provocato da un ragno, da una tarantola, da qualcosa di esotico e molto pericoloso. Cosa fa questa signora? Telefona alla polizia e prontamente arriva una volante: signora, non tocchi nulla, mi raccomando, veniamo noi a ritirare la pianta di yucca. Immaginate l'ilarità e da un lato quanto la fobia abbia creato dei problemi, a tal punto che c'erano anche qui di nuovo molti vivaisti che non sapevano che pesci pigliare per rassicurare le persone che telefonavano ai vivai chiedendo: ma cosa devo fare? È vero che portano i ragni, queste yucche che hanno annidato al loro interno? Anche qui la sorpresina dentro una pianta. E notiamo in tutto questo che c'è un disegno unico, che è la paura del diverso, cioè la paura di qualcosa di esotico che arriva da fuori, che possa nascondere al suo interno qualcosa di pericoloso per la nostra salute e per quella dei nostri figli. È un qualcosa di atavico probabilmente, ma non a caso accade per piante di questo tipo. È chiaro che anche qui c'è qualcosa che può aver sfondato il tetto di cristallo, probabilmente un articolo giornalistico o qualcuno di famoso che ha buttato così il dubbio e poi gli altri, insomma il pubblico se l'è bevuta. Era la Commissione per la Sicurezza dei Prodotti, quello di prima. E per quanto riguarda invece la famiglia botanica, questa yucca, tutte le yucche sono della famiglia dell'asparago, gli Asparagus officinalis. Sono delle asparagacee e hanno questa
bellissima e decorativa fioritura che però in qualche modo nasconde una storia strana. Allora, perché è impossibile che all'interno di queste piante ci siano dei grani esotici? Perché molte piante ornamentali sono dei cloni, sono delle specie che sono state coltivate e trapiantate numerose volte in altri paesi, in questo caso la yucca in Olanda, e cioè se al suo interno doveva esserci una vedova nera, una migale, una tarantola, sarebbe prima o poi saltata fuori, questo assolutamente non corriamo nessun rischio. Anche le banane si portano dietro questa diceria. Nello Yorkshire, qualche decennio fa, uscì un articolo, non so più su che giornale, dove c'era una signora che aveva trovato all'interno di un casco di banane un ragno, un ragnone rinsecchito, morto. Si fece sostituire il casco di banane dal supermercato, e però nacque anche qui una leggenda che aveva un suo fondamento. Sì, ci sono dei ragni, non sono tarantole, sono comunque dei ragni velenosi che ogni tanto si annidano all'interno di queste piantagioni, ma è chiaro che un frutto, voi pensate, la banana viene trasportata qui, innanzitutto viene raccolta, esaminata, poi vengono fatte delle cernite, e i frutti vengono refrigerati al di sopra dei 4 gradi più o meno, quindi vengono lavati, e se c'è un ragno beh, è stata proprio sfortuna, però vedete sono casi eccezionali. Un altro è il tronchetto della felicità, la dracena fragans, ci sono diversi tipi di dracena, sono anche qua delle specie molto diffuse, sicuramente qualcuno di voi ne avrà ospitata qualcuno in casa almeno una volta nella vita. Si tratta di piante carine che naturalmente nei nostri ambienti crescono non come nei loro climi d'origine. Perché? Perché chiaramente sì, trovano una temperatura un po' stabile all'interno dei nostri appartamenti, perché non c'è stagionalità e quindi riescono, diciamo così, un po' a sopravvivere, ma non vi aspettate frutti o fiori, purtroppo. Quello che volevo dirvi per quanto riguarda la nostra dracena, anche questa è una asparagacea, e in questo articolo del 1987 della Stampa c'è riportato che, attenzione, il tronchetto non è sieropositivo, perché sì, si diceva che anche questa dracena potesse ospitare dei grani che pungevano e portavano l'HIV, diffondevano l'AIDS. E questa fobia anche in Italia aveva creato assolutamente dei problemi. Qui la smentita, e le smentite non bastano mai, perché comunque col passare del tempo ogni tanto ritornano le ondate di panico. E parlo proprio di piante prese, restituite al vivaio, buttate nell'immondizia. Però è anche vero che se noi, comunque coloro che si sono spaventati per queste dicerie, si strappavano le vesti per la foglia della stella di Natale o per la dracena, non si rendono conto che anche all'interno dei nostri giardini o comunque nei orti botanici possono esserci delle piante realmente velenose se consumate accidentalmente, a volte anche se prese in mano e manipolate senza guanti. Una di queste è la bellissima Digitalis, che è molto molto decorativa, anche questa è molto diffusa, ma contiene delle sostanze, questi glicosidi, che possono essere molto molto tossici. Chiaramente la tossicità o la velenosità è dovuta anche alla quantità di parti della pianta che ci mangiamo, però bisogna essere un po', insomma, potonti per star lì a mangiare come dei pazzi. Però pensate a quelli che magari coltivano questa passione della fitoalimurgia, cioè di mangiare piante non coltivate per vedere un po' cosa succede, trovare qualcosa di nutriente in giro per i boschi, allora qui possono essere dei dolori. Un'altra, tutte le euforbie, come tutte le euforbiacee, sono un po' velenose, contengono un lattice velenoso. Io da piccolo feci la stupidaggine, ma perché non conoscevo nulla di piante, però molto piccolo, e
nel mio giardino crescevano alcune euforbie piccoline, provai a masticarne una, cominciò a venirmi la schiuma alla bocca e un rossore, un bruciore pazzesco. Non avevo molti amici e quindi passavo il tempo così. Un'altra specie molto pericolosetta è l'aconito nero, l'aconitum napellus, che fa parte delle ranuncolacee. Molte ranuncolacee sono velenose e questa contiene un alcaloide che può portare all'arresto cardiaco, insomma tutta una serie di situazioni veramente anche molto critiche. Bisogna però andare a mangiarsi buona parte della pianta e comunque anche la radice, però sconsiglio a tutti di fare questo esperimento. È una pianta bellissima, viene voglia di raccoglierla, ma è meglio toccarla il meno possibile, perché alcune piante riescono a trasmettere le proprie tossine attraverso proprio il derma, il contatto con la pelle. Qua vi ho riportato che ci sono anche anemoni, dell'eboro, il trollius è il botton d'oro, un meraviglioso ranuncolo che cresce in montagna. Pensate che alcune ranuncolacee danno veramente dei problemi per quanto riguarda la loro tossicità nel contesto della fienagione, perché alcune di queste, se finiscono in mezzo al fieno, vengono mietute, sfalciate e date da mangiare agli animali, anche dopo l'essiccazione possono effettivamente dare dei problemi. Quindi molti pastoralisti ogni tanto in alcune zone pericolose o comunque a rischio fanno un giro di ronda. Poi c'è l'oleandro, questo sicuro avrete sentito che si tratta di una specie velenosa, abbastanza velenosa effettivamente, è una coccinacea, ed è velenosa per il fatto che se consumata in circolo vi entra questa oleandrina, che di solito sono pseudoalcaloidi, alcaloidi, glucosidi, insomma sono comunque sostanze che hanno una loro importanza dal punto di vista medico, però per la ricerca, non per la farmacopea popolare, diciamo, non, i bacchi o roba simile, lo sconsiglio, dato che è un problema legato al consumo delle foglie, dei fiori, è un problema non tanto per noi, ma per i bovini, per caprini, ovini. Il ricino, su questa non mi soffermo più di tanto, si sa, l'olio di ricino è un purgante violentissimo e si ottiene dai semi, ed è una pianta comunque abbastanza diffusa nei giardini. Datura stramonium, lo stramonio, anche questo ha la scopolamina, che è un alcaloide potente. Io conosco qualcuno che se l'è fumata ed è finito all'ospedale dopo che ha avuto visioni terribili, e anche qua un gran mal di pancia. Sono esperimenti da non fare perché portano direttamente al camposanto in alcuni casi. Lo so che non corriamo questo rischio, però io lo devo dire. Andando invece dall'altra parte del mondo, in questo caso Bahamas, Caraibi, in alcune parti della Florida, ci sono piante ancora meno simpatiche di quelle che abbiamo visto, che è in questo caso la mancinella, e una, anche qua, una euforbiacea, il cui lattice è talmente caustico che brucia la pelle anche quando si sosta sotto la sua chioma, magari durante una pioggia. C'è un cartello che infatti lo spiega, perché toccata in qualsiasi parte, sfiorata o anche soltanto l'acqua, immaginate la gocciolina che parte che cade su una foglia, vi tocca la testa o la pelle, qualche altra parte del corpo, ustiona. Ma il bello deve ancora venire. L'urtica ferox, come dice l'epiteto specifico, è una delle ortiche più cattive del mondo, si trova in Nuova Zelanda, per fortuna, è in grado di causare dolori intensissimi che durano anche per giorni. E poi c'è quella che forse è il Dart Fenner della botanica, che è questa poco appariscente piantina chiamata la pianta dei suicidi, la dendrocnide moroides, che è anch'essa un'ortica gigante australiana, è in grado di causare punture
dolorosissime e dir poco, molto ma molto dolorose, tant'è che ci sono stati casi di suicidi perché nei primi 2 o 3 giorni il dolore fa proprio perdere il senno, una neurotossina entra in circolo, crea delle bolle spaventose. Ho letto, ma spero che sia una bufala, di un soldato che si era suicidato dopo aver incautamente utilizzato una foglia di questa pianta come carta igienica. Questo è l'albero della stricnina, qua la stricnina, potentissimo veleno, viene, è un arbusto questo, non un vero e proprio albero, che si trova nel sud-est asiatico, in India, fa queste belle bacche, non so se si possono mangiare, ma anche qua io non farei l'esperimento, e da, se uno consuma la pianta entro oltre una certa soglia, ha praticamente degli spasmi muscolari, degli irrigidimenti simili a quelli che si hanno se si viene infettati dal tetano. E poi torniamo a noi con altre dicerie. Avete mai sentito anche qua parlare di questa, come dire, una specie di luogo comune di paura che in qualche modo può portare ad allontanare piante dalla nostra camera da letto? Allora, dormire vicino alle piante che abbiamo in casa può far male? Allora, la risposta è no, non fa male, ma vediamo un attimo il perché nello specifico. Questa è un po' la diceria che si sente più spesso, io l'ho raccolta da internet selezionando qua e là. Di notte, durante la cosiddetta fase oscura della fotosintesi, le piante respirano, cioè non rilasciano ossigeno, bensì producono CO2, anidride carbonica, che è tossica, per cui non dobbiamo tenere delle piante nella nostra camera da letto. La CO2 la produciamo tutti noi, quindi dovremmo dormire per coerenza lontano dai nostri mariti, dalle nostre mogli, dai nostri figli, dovremmo stare praticamente isolati, rischieremo pure di intossicarci da soli. Ovviamente non è così. Però è stato sollevato questo dubbio e ancora adesso c'è chi... No, non si sa mai, vediamo un po'. È un dubbio legittimo per chi non conosce la meccanica delle piante, però a rigor di logica possiamo un attimo fare 2 riflessioni. Allora, corriamo dei pericoli? No. Perché? Perché fase luminosa e fase oscura sono 2 processi della fotosintesi che servono semplicemente per indicare quei momenti, per distinguere 2 momenti diversi in cui la pianta è dipendente o no dalla presenza di luce. Qui non significa che di notte le piante producano anidride carbonica e di giorno no, o che la fase luminosa coincida semplicemente con un momento del giorno e poi la pianta faccia un switch sulla fase oscura. No, la pianta fa la fotosintesi in contemporanea alla fase oscura, utilizza una certa porzione della luce visibile, trattiene rosso e blu e riflette verde e giallo, e utilizza questa energia grazie a dei pigmenti particolari, tra cui appunto la fotosintesi, per ricaricare delle biomolecole che fanno funzionare un processo ancora più importante nella fase oscura, che si chiama ciclo di Calvin, che è come una specie di catena di montaggio che ogni 6 giri produce il mattone fondamentale delle piante e anche la base della catena alimentare, che è il glucosio, e poi la pianta lo polimerizza, lo trasforma in cellulosa, in amido, eccetera eccetera. Ma è grazie all'esistenza delle piante che noi possiamo continuare a vivere, e quindi non c'è nessun problema nel dormire con una pianta, perché la respirazione cellulare è un'attività che fanno praticamente tutti gli esseri viventi. Ogni nostra cellula ha bisogno di incamerare ossigeno per bruciare dei substrati, lo zucchero, ed emette come prodotti secondari acqua e anidride carbonica in continuazione. E questa anidride carbonica non sarà mai così concentrata da asfissiarci, proprio come se di notte tempo le piante aprissero le valvole, manco fosse una stufa o del carbone, sapete, monossido di carbone che crea incidenti, assolutamente no. Altro dubbio, altra questione, altro luogo comune: le piante che abbiamo in casa, in particolare alcune piante d'appartamento,
permettetemi questo termine, purificano l'aria. E qui c'è davvero da ragionare, perché effettivamente ci sono molti vivaisti che le vendono qualificando i loro prodotti come: questa è una pianta antifumo, mangia fumo. Che cosa vuol dire purificare l'aria? Ammetto che fino a diversi anni fa anch'io avevo un po' questo dubbio, perché a scuola e tantomeno all'università si era affrontato questo argomento. Allora, la risposta è una via di mezzo. Anche qui il dubbio riportato in internet, sulla stampa, in vari articoli. Vivo in una casa che dà su una strada molto trafficata e aprire le finestre per cambiare aria risulta impossibile. Vorrei comprare delle piante da mettere in casa per purificare l'aria, ma non so a chi rivolgermi. Qui bisogna capire, come dicevo prima, che cosa vuol dire purificare l'aria. Significa arricchirla in termini di ossigeno? Significa sottrarre del pulviscolo, degli inquinanti? Dobbiamo capirlo. Allora, in realtà sono stati condotti degli esperimenti per accertare questa affermazione. Nel 1989 se ne occupò la NASA e all'interno di uno spazio chiuso, una piccola serra sigillata, i ricercatori posero delle piante e furono introdotti degli inquinanti, tre inquinanti, per vedere cosa succedeva. Anzitutto va detto che c'era una ventola, si chiama ventola a gabbia di scoiattolo, che la vedete qui sotto. Io non so se posso, non ve la posso indicare, ma eccola lì sotto. Questo è lo schema di funzionamento di questo esperimento. Queste piante praticamente ricevevano l'aria inquinata da sotto. Questo flusso di aria forzata passava attraverso un letto di carboni attivi che intercettavano gli inquinanti, e poi effettivamente queste piante riducevano gli inquinanti introdotti all'interno di questo comparto. E a me verrebbe da dire, beh, grazie. Certo, le radici intercettano dell'aria già in qualche modo filtrata. Tuttavia, anni dopo fu condotto un altro esperimento, e sempre in ambiente controllato, e negli ultimi anni, proprio forse nel 2019 o nel 2018, un team formato da Stefano Mancuso e da una startup che, se non sbaglio, si chiama PNAT, forse qua non l'ho riportato, hanno messo a punto e brevettato una serra che filtra e purifica l'aria indoor, all'interno di uffici, di ristoranti e quant'altro. Anche qui, per motivi appunto di segreto industriale, non sono scesi tanto nei particolari, ho visto qualche intervista, però si tratta sempre di aria che presenta degli inquinanti che tutti noi possiamo trovare negli ambienti chiusi o comunque vicino alle strade, e che passando attraverso un substrato vengono intercettati, e in effetti le piante possono in qualche modo, per traslocazione, per via di alcuni meccanismi metabolici e per traspirazione, degradare. Però ripeto, non è che noi siamo in grado di far questo semplicemente posando alcune piante all'interno della nostra stanza. È irrilevante anche la quantità di ossigeno prodotto, non è che se c'è più ossigeno respiriamo meglio. Al massimo è importante il discorso della fissazione del carbonio con la fotosintesi. E qui vediamo un'altra immagine, insomma, ci sono molte aziende che hanno comprato questo modello costruito su misura di serra, ed è effettivamente carino. C'è da chiederci però se questi sistemi sono in grado di filtrare polveri sottili, polveri ultrasottili, come quelli prodotti dagli scarichi dei veicoli. Secondo me non sono in grado di farlo, però vedremo un po' quali saranno gli sviluppi. E questo sicuramente su Facebook in autunno l'avete visto, le foto di questi semini, i semi dei cachi, no? Praticamente è una usanza abbastanza antica, non ha un fondamento scientifico, però è divertente, perché sezionando i semi di quei cachi che fanno il seme, perché anche qui ci sono cachi sterili che non li fanno,
si vede un qualcosa, un'immagine biancastra che assomiglia effettivamente a una forchettina, a un cucchiaio e a un coltello appuntito. E secondo il tipo di immagine ritrovata all'interno di questo seme, era possibile fare una piccola previsione su quello che sarebbe stato l'andamento del meteo nell'inverno più duro, più incipiente. Allora, secondo la classifica vista un po' su libri e in internet, si intuisce che la forchetta la possiamo associare a neve leggera e a un inverno più mite. Il coltello ha un freddo pungente e con anche forti venti. Il cucchiaio invece, è facile intuirlo, neve a cucchiaiate, neve a palate, quindi un inverno molto, molto rigido, però con una quantità di neve non indifferente. L'ho messo apposta perché è bello fantasticare sulla neve in questo momento. Qual era la realtà dei fatti? Che quella rubina bianca che vedete a forma di forchetta, di cucchiaio, di coltello, è l'embrione della pianta che diventerà poi albero una volta germinata. E tagliando in diversi stadi di sviluppo di questo germoglio, protogermoglio, è chiaro che troviamo delle forme diverse, perché la plantula comincia a risucchiare, a drenare del nutriente, dell'amido, comunque di tutta una serie di risorse da quello che è il grigetto che vedete attorno, e cambia forma, poi uscirà e metterà fuori le prime foglie, le prime radici e quant'altro. È chiaro che è corretto fare un po' il punto anche su queste cose, perché sono divertenti e carine, però bisogna ricordarci che sono soltanto un passatempo, almeno, magari un giorno scopriremo qualcos'altro. E passando oltre, altra curiosità, c'è questa leggenda che le piante grasse, io l'ho messo tra parentesi perché per noi botanici non è un termine un po' improprio, grasso. Grasso sembra che stiamo parlando di lipidi, invece grasso sarebbe pianta un po' cicciona. Perché cicciona? Perché accumula molta acqua, quindi termine più corretto è piante succulente. Ma è vero che ci sono dei cactus in grado di assorbire le radiazioni del nostro PC e anche dal televisore e quant'altro. Pensate che questa diceria è così diffusa che effettivamente ci sono alcuni rivenditori che vendono la pianta. Mangia radiazioni, cioè la pianta da PC, la compriamo, la mettiamo vicino al nostro monitor e stiamo bene. Perché è nata questa diceria? Anche qui riusciamo a risalire al motivo. Tempo fa, vediamo se qua riesco a mostrarvi qualcos'altro, questa è un'immagine di questa pianta che è tra le più diffuse, Cereus peruvianus, in realtà il nome che vedete sotto è tutto un altro. Forma monstruosus, perché effettivamente c'è quella crestata mostruosa, è eloquente vedere, constatare questo dalle immagini. Negli anni '80 questa signora Blanche Merz in Svizzera fondò questo centro di ricerca, l'Istituto di Geobiologia di Chardon, e parlò di una sua ricerca, di una sua pubblicazione mai vista da nessuno, secondo la quale aveva accertato un netto miglioramento dei sintomi da stress, da affaticamento, in molti impiegati che all'interno di questo istituto avevano trascorso molto tempo vicino al computer con una bella piantina di cactus. Quindi a quanto pare non avevano emicranie, non avevano tutte quelle problematiche che si hanno quando si sta molto tempo davanti al PC. È ovvio che questo non ha senso come esperimento, perché non si può trarre delle conclusioni in questo modo, ma il suo articolo non era possibile rintracciarlo, quindi si è poi scoperto che è più che altro una bufala, anche perché cerchiamo di capire cosa intende per radiazioni ionizzanti, le radiazioni della nostra radio, del nostro telefono, radiofrequenze, cosa si intende per radiazioni? Radiazioni nel campo del visibile? Se fosse così, questo cactus dovrebbe
come dire, far calare l'ombra all'interno della nostra stanza e risucchiare anche la luce del monitor, no? Quindi è difficile che questo sia vero, però diciamo che anche qui si tratta di una diceria dura a morire che probabilmente non tramonterà mai. E, come siamo coi tempi? Fermatemi quando ne avete abbastanza. Se volete intanto farmi delle domande, non c'è nessun problema, ve lo dite. E, poi qua io ho voluto introdurre una breve parentesi su questa pasta asciutta atomica e i grani antichi. Tutto parte da alcuni studi fatti per determinare quale fosse l'origine del grano duro, del grano tenero, e cercare di dipanare anche questi dubbi per quanto riguarda il concetto di cibo biologico, di cibo naturale, del mangiar sano. Ormai siamo pieni fino all'esaurimento di questi termini abusati, per cui è bene parlare, far divulgazione per quanto riguarda questi aspetti. Perché? Perché nel caso qui vi ho portato del grano tenero, il grano tenero in natura non esiste, cioè non c'è una pianta indigena da cui si è sviluppato, è un frutto di un'antichissima ibridazione introgressiva, che praticamente significa che un suo progenitore, diciamo così, il farro coltivato ai tempi, migliaia di anni fa, si era letteralmente fuso con un'erba del genere Aegilops, che era specie non coltivata, insomma non utilizzata a scopo alimentare, fondendosi è nato un qualcosa che poi è diventato via via con altre ibridazioni, con altri meccanismi, il grano tenero e il triticum estivum. Grano duro è il triticum durum, come dice la parola stessa. Nel tempo, una volta che la scienza in qualche modo ha scoperto come la natura riusciva a introdurre delle variabili, quindi delle nuove specie, ha provato, ma qui parliamo già all'inizio del Novecento, a indurre artificialmente questi cambiamenti. Tant'è che molte specie che mangiamo adesso, molti frutti, molti legumi, eccetera, eccetera, sono il risultato di queste manipolazioni. Quindi vediamo se riusciamo a introdurre qualche tipo di cambiamento e poi valutiamo. Quello che vedete in questa foto è un esperimento, ce ne sono di diversi tipi, alcuni all'esterno, fatti in grandi carpi circolari, alcuni all'interno di serre, dove si inserivano alcune piante, un numero abbastanza cospicuo, e poi si faceva emergere da una specie di botola scomparsa una barra di, potrebbe essere cobalto 60 o qualche altro elemento radioattivo, e per alcuni mesi si bombardavano queste piante. Questo è un modo per cercare di indurre delle mutazioni e provare a vedere se tra tutte le piante sopravvissute ce n'era qualcuna che casualmente, per qualche tipo di cambiamento a livello genetico, aveva qualche aspetto che poteva tornarci utile dal punto di vista dell'alimentazione. Si è fatto con il nucleare, si è fatto con la chimica. Ad esempio c'è il falso zafferano, il colchicum autunnale, che è un bellissimo fiore che troviamo in montagna, velenosissimo. Al suo interno ha una sostanza, la colchicina, e che è in grado di raddoppiare il corredo cromosomico delle piante trattate con questa sostanza, e quindi da lì si è provato per pian piano, ad agio, trovare un qualche tipo di modifica. E i cereali, i legumi, la frutta che mangiamo adesso è quasi tutta frutto di questi esperimenti. Facciamo un esempio: il pompelmo rosa negli anni 20 è stato ottenuto attraverso le radiazioni, attraverso delle mutazioni indotte con appunto delle sostanze radioattive. Nessun pericolo per la salute, perché comunque la radioattività si è poi esaurita, si tratta poi di selezioni poi effettuate
a parte su effettivamente individui che apportavano dei cambiamenti. Per quanto riguarda altri esempi, c'è il caso del grano creso ottenuto, lo vedete lì, attraverso l'utilizzo, se non sbaglio, di acque radioattive, quindi si irrigava determinate piante con questi sottoprodotti dell'attività nucleare. Nella fattispecie il creso è stato ottenuto sottoponendo il senatore Cappelli a un bombardamento con i raggi X e gamma, e poi la linea mutante ottenuta la si è incrociata con una varietà messicana, insomma, e alla fine abbiamo ottenuto il creso. E noi, quando consumiamo grano tenero o grano duro, non ci rendiamo conto di tutto questo. Effettivamente sembra orribile parlare di queste cose, ma non è provato che facciano male alla salute. Poi vabbè, volevo anche aggiungere che dal punto di vista dell'ingegneria genetica sono stati fatti dei passi avanti enormi, ed è possibile agire in maniera sempre più puntuale e precisa all'interno del genoma di alcune specie vegetali, e soprattutto in un periodo come questo, dove i nostri campi, le nostre regioni sono funestate dalla siccità, l'editing genetico, che permette proprio di editare delle piante con delle determinate caratteristiche, risparmiando una quantità di tempo, di risorse e di energie incredibile, si possono ottenere delle specie magari resistenti a un erbicida, a un determinato tipo di parassita, in grado di resistere alla siccità e quant'altro. Non l'ho messo, però, a parte questo, mi è venuto in mente, ed è molto, molto carina come cosa, una ragazzina di origini indiane, che però vive e lavora in Sudafrica, Chiara Nigrin, non mi ricordo, nel 2016, pensate, una ragazzina di 16 anni ha messo a punto un sistema sfruttando gli scarti della frutta, in particolare avocado e bucce di agrumi, per sintetizzare dei polimeri superassorbenti e aiutare moltissimo i terreni, che da quelle parti soffrono la siccità molto di più rispetto alle nostre regioni, nel trattenere acqua. Pensate, una ragazzina, e infatti io ne parlo sempre a scuola di quanto veramente con la fantasia e la voglia di mettersi in gioco si possa davvero fare le cose in grande. E poi non so se ne avete anche sentito, qua purtroppo non ho immagine, un paio di italiani alla Biennale di Venezia hanno presentato una struttura particolare che ovviamente è anche un po' artistica, che sembra una specie di clessidra fatta con una rete e dei bambù intrecciati, è il Warka Water. È uno strumento molto semplice, in grado di raccogliere la rugiada notturna, l'acqua che tende a raccogliersi all'interno delle foglie, dei petali, dei fiori, e scendendo nell'arco di tutta la nottata tende a raccogliersi in una specie di piatto messo alla base, e questo è tornato utile per quanto riguarda molti paesi africani che non hanno acqua e possono disporre di un pozzo. E sembra una stupidaggine, ma sono tante piccole cose che ci danno comunque un po' di fiducia per quelle che sono le scoperte scientifiche. E in questo periodo stanno facendo dei passi giganti davvero notevoli, e cerco di parlarne il più possibile. Anche qui poi abbiamo finito. Volevo citarvi gli innesti. Io li chiamo innesti freak perché fanno davvero, sono davvero spiazzanti. Questo è un albero creato da un altro artista, che è questo Sam Van Aken, che è un artista ma anche un
l'ho definito un virtuoso dell'innesto, e non ha inventato nulla, perché gli innesti di questo tipo si facevano decenni fa, erano molto di moda, ma ha creato una pianta con 40 varietà di drupacee all'interno di tutta la chioma, dove troviamo susina, albicocche, una varietà incredibile di frutta, tutta diversa che pende dall'albero. Ed è un modo anche per preservare delle cultivar antiche. Un altro, e questo fa veramente sorridere, è il tomtato. È un marchio registrato. Non ne avete mai sentito parlare? Il tomtato mi ricorda un po' una puntata dei Simpson dove si parlava del tomacco, cioè la pianta del tabacco fusa con una qualche varietà di pomodoro. Questo è un ciliegino innestato su una patata. È un innesto un po' particolare, ma in realtà si fa pomodoro e melanzane già da un po' di tempo, che è diventato un marchio registrato. Ho letto su TripAdvisor di persone incavolatissime perché si aspettavano di ricevere i semi della pianta, non sanno che in realtà è un innesto. È una cosa carina, di sicuro non sfamerà il terzo mondo, però ci fa capire che specie della stessa famiglia, perché pomodoro e patata sono solanacee, sono in grado di interagire in questo modo. Il frutto della patata l'avete mai visto? Questa è una domanda che faccio sempre ai miei allievi per... Cos'è il frutto della patata? Che aspetto ha? È un pomodorino. E io, tutte le volte che faccio questa domanda, mi dicono, ma la patata è lì. Prendo sempre in contropiede, ma vabbè, sono anch'io un po' cattivo. E lo faccio per capire se negli anni precedenti, insomma, hanno memorizzato qualcosa. Effettivamente il frutto della patata è un piccolo pomodorino, è sempre una bacca botanicamente, è un piccolo pomodorino non commestibile, poco appariscente, però quello è il frutto. La patata, quella che noi mangiamo, che vedete qua sotto, è un fusto sotterraneo modificato che accumula riserve, mangiamo. E l'ultima cosa che volevo farvi vedere sono quelle leggende sulla cannabis, sulla cosiddetta marijuana, perché da tempo immemore, dietro a questa utilissima pianta, effettivamente, non solo dal punto di vista ricreativo, ma anche legato alla medicina, se ne sentono di cotte e di crude. Con questa pianta si possono fare le scocche delle automobili, si può risolvere tutto, insomma, di tutto e di più, ma dietro al proibizionismo si dice che ci sia un complotto ordito da dei capitani d'industria che volevano all'inizio del Novecento bloccare la coltivazione della canapa, perché in qualche modo avrebbe insidiato l'industria del legno per quanto riguarda la carta. In realtà sono state emanate effettivamente all'inizio del Novecento delle restrizioni che poi si sono concretizzate negli anni 30 con questa Marijuana Tax Act, una legge federale che assolutamente ne proibiva la coltivazione e il consumo. Questo era anche dovuto all'immigrazione messicana negli anni 20 dopo la rivoluzione, che insomma i messicani si erano portati dietro usi e costumi, anche questa pianta, insomma, è quindi. E quello che vedete in questa immagine è lo screenshot di uno spot anti-marijuana dove veniva filmata una famiglia che faceva uso e consumo abituale di questa pianta fumata, insomma, così, e dopo qualche tiro si vedevano padre e la madre che si accoltellavano, un uomo che si buttava dalla finestra, insomma, ovviamente sempre tutto molto esagerato. In realtà è una pianta che in questi ultimi tempi probabilmente il consumo sarà liberalizzato, non lo so, però ha sicuramente, come molte altre specie, non soltanto un'importanza legata ai suoi usi, legati appunto alla medicina, ma c'è anche una storia, l'utilizzo della canapa tessile, che nel canavese ha lasciato un'impronta non indifferente. Io, prima di concludere, vi lascio naturalmente la libertà di farmi tutte le domande che volete. So che avete osservato questa scatola, contiene un regalo per voi, un piccolo pensierino. Al termine della nostra chiacchierata, ognuno di voi
ne avrà uno, ma non vi dico che cos'è. Va bene così? Siete abbastanza cotti? Spero di no, spero che sia stato divertente. Avevo anche degli argomenti di riserva, ma non voglio infierire. Ci sono domande, usiamo il microfono. Sì. Non si può staccare. Se vi è venuto in mente qualcosa, ma anche non strettamente legato a questo, cercherò di rispondervi. Buonasera, volevo sapere, a proposito, ha fatto vedere prima la foto della Nux Vomica. Sì. Secondo lei, con sui fiori di Bacco, sulla omeopatia che c'è una Nux Vomica, ma un altro tipo o questo? È quella. La Nux Vomica viene utilizzata in omeopatia, però non ho idea, non ho idea per quale tipo di affezione, di problema. È chiaro che problemi gastrici, mi dicono, per problemi gastrici. Allora, il concetto di concentrazione nell'ambito dell'omeopatia, come dice la parola stessa, è infinitesimale, quindi ammesso che ci sia effettivamente Nux Vomica all'interno di queste boccette, la quantità è assolutamente non in grado di dare problemi, anche se io ho un'amica che ne aveva fatto uso ed era poi stata male, però va a sapere. Comunque sì, è proprio la stessa pianta. Ah, di nulla. Sono sicuro che qualche dubbio vi è venuto. Coraggio. Hai parlato prima di grani antichi. Quanto sono antichi? Poco, ma adesso lo spiego meglio. Allora, sul discorso dei grani antichi ci sarebbe da parlare per ore. Molti prodotti nell'ambito cerealicolo e ortofrutticolo ogni tanto vengono spacciati come miracolosi e con dietro una storia millenaria in un certo rilievo. Un esempio su tutti potrebbe essere il Khorasan o il Kamut, dovrebbe chiamarsi Khorasan, non Kamut, che comunque è un marchio registrato anche quello. E non so se sapete la storia, ma molto sinteticamente riguarda quello che è il ritrovamento di alcuni grani in una tomba di un faraone che lì dopo 2, 3, 8.000 anni erano ancora vitali, cosa assolutamente impossibile. Si tratta di una specie coltivata, per quanto riguarda il Kamut, nel Nord America e in Canada, e non è una specie millenaria, è una specie che ha una sua storia, ma si tratta di un grano che non è stato trovato chissà dove, semplicemente andando un po' alla ricerca di quelli che sono i cereali imparentati con quello che è il triticum, con quello che è il frumento, troviamo ogni tanto qualche essenza erbacea che appunto può tornare utile dal punto di vista della nutrizione umana. Erano grani che magari non venivano utilizzati perché poco produttivi, poco apprezzati, ma negli ultimi tempi si è cominciato a nutrire un certo interesse per delle piante un po' desuete, lasciate un po' nel dimenticatoio. E però per lanciarla dal punto di vista commerciale si racconta di tutto, ma poi ci sono anche c'è della frutta che viene spacciata come miracolosa. Non esiste alimento miracoloso. La specie, per quanto riguarda ad esempio il Khorasan, è il Triticum turgidum turanicum, però dietro si costruisce sempre qualcosa per renderli appetibili. Ci deve essere, noi abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di spaventarci un po',
e di essere incuriositi con qualcosa di forte. Perché come diceva un ragazzo in un video inerente alla ricostruzione della bufala della Yucca, un mondo senza boogeyman, cioè senza l'uomo nero, è un mondo noioso, fondamentalmente. Noi siamo spettatori, siamo attori e spettatori contemporaneamente, abbiamo bisogno di storie, quindi è giusto raccontarle, ma è giusto anche fare chiarezza del motivo per cui ho voluto parlare di queste bufale, perché le bufale a volte, forse negli ultimi anni hanno preso un po' troppo la mano, rischiano di mettere i bastoni fra le ruote per quanto riguarda le decisioni politiche in ambito agronomico, forestale, ecologico. Possono essere davvero un problema quando la gente deve andare a votare e quindi insomma un po' di alfabetizzazione scientifica sicuramente farebbe bene a tutti. Ecco. Prego. Buonasera. Io volevo sapere la verità, anche se dura, crudele e non commerciale, sul citronello. Gerani e i vari liquidi antizanzari. Io mi baso sull'aneddotica personale, fondamentalmente, perché non ho approfondito questo argomento, però posso dire una cosa, per quanto riguarda casa mia, per combattere in maniera efficace le zanzare utilizzo dei granuli di Bacillus thuringiensis, che praticamente è un microorganismo selezionato, tutto quanto, che produce un cristallo proteico che entra nel sistema digerente delle larve di zanzara e glielo distrugge. E ogni tanto io ho un laghetto con dei pesci, ogni tanto butto qualche manciata e non dico di aver risolto il problema, perché basta un vicino con un piatto d'acqua, lascio un sottovaso lasciato lì e siamo appunto dal capo. Non ho mai notato tanta differenza tra accendere uno zampirone e mettere una candela. Dicevamo prima che è molto rassicurante vederne un'accesa, però devo dire che se c'è una piccola folata, una brezza e il fumo si sposta tutto da una parte, sicuramente sono delle sostanze che danno noia alle zanzare, però le zanzare sono attirate dall'anidride carbonica e quindi sono attirate dal nostro respiro, e perché vanno per sono dei segugi, quindi si muovono in base all'odore che percepiscono. Se vogliamo poi eliminarle, e non faccio una marchettata perché non dico nessuna marca, ci sono dei sistemi che hanno al loro interno delle bombole di anidride carbonica e che se le mettete nel vostro giardino fanno piazza pulita. Sono costosissimi, costano dai 700-1000 euro. E tutte le zanzare, come delle fesse, finiscono lì dentro e muoiono. Per le mosche ci sono delle trappole a feromoni, anche per api, vespe e quant'altro, ma sicuramente avete visto un sacco di prodotti. Nella fattispecie non mi sembrano funzionare molto, ma in questo sono ignorante e non posso dire più di tanto. Però di sicuro si tratta di sostanze che un po' respingono. Non so fino a che punto. Bisognerebbe spalmarsele addosso, quindi io preferisco mettermi dell'autan, magari anche bermene un po', una media di autan. C'è qualcun altro? Buonasera, sono arrivato un po' mentre parlava proprio delle piante purificanti, non mi sono perso un pezzo, però capite se effettivamente sono efficaci o sono delle buffe, e quali sono quelle veramente che potrebbero aiutare? Allora, è difficile dare delle risposte secche e incontrovertibili su domande di questo tipo, perché comunque bisogna seguire un po' gli studi. Però posso dire una cosa. Allora, le piante in generale di per sé cercano di non assorbire sostanze nocive, i cosiddetti xenobiotici, metalli pesanti, composti strani. Le piante assorbono quasi solo ed esclusivamente dal terreno sali minerali, dall'atmosfera gas, quindi l'anidride carbonica. Le piante utilizzate per pulire l'aria, come avete visto, sono piante di origine tropicale, forse anche subtropicale, perché nei nostri ambienti c'è la stessa
non stagionalità dei tropici o comunque delle zone equatoriali, quindi non c'è un'alternanza stagionale così, così marcata. Le nostre piante, qui vediamo attorno dei pioppi piramidali, sono equipaggiate per sopravvivere a tutte le quattro stagioni. Una pianta tropicale, una dracea, una yucca, quant'altro, vivono in un ambiente molto umido, per carità, i suoli tropicali non sono molto fertili, sono equipaggiate per sopravvivere ad altre avversità e sicuramente riescono ad adattarsi alle nostre case. E dicevo, le piante cercano di non assorbire sostanze inquinanti, hanno a livello radicale proprio una struttura che è l'endodermide, è una specie di dogana che seleziona tutto quello che filtra e passa nella zona centrale della radice, dove ci sono proprio i tessuti vascolari, e quindi cerca di filtrare le cose di cui non ha bisogno, microorganismi, sostanze di vario tipo, però ci sono delle specie in grado di trovarsele in mezzo alle scatole. Probabilmente si tratta di piante che attraverso i propri esudati radicali, l'attività dei microorganismi che vivono in simbiosi con esse, riescono a tagliare, a demolire delle molecole e magari sono selezionate per incamerare al loro interno queste sostanze nocive. Si chiama phytoremediation o phytoremediation o fitodepurazione. E sì, quella funziona, ma funziona di brutto. Si utilizza per depurare, per smaltire acque nere, per smaltire gli scarti sottoprodotti delle attività casearie. E le piante si utilizzano anche per bonificare dei terreni inquinati da metalli pesanti. Ci sono ad esempio dei pioppi che vengono messi a dimora in terreni, pensate agli ex stabilimenti della Michelin che sono infestati di cromo esavalente, immaginate mettere tante piante, perché lì non si può fare food, non si può fare cibo, però possiamo col tempo mettere delle piante che sono gentilmente selezionate per poter incamerare questi xenobiotici dentro il tronco e non nelle foglie, e così poi il legno che poi si otterrà lo si lavorerà per fare dei mobili, quant'altro. Non li bruciamo ovviamente, però pian piano, e le radici sono in grado di raggiungere a tappeto una quantità di superficie, di volume del terreno incredibile, possono assorbire di tutto, è davvero quello utile. Allora sì che sono piante in grado di depurare l'ambiente, ma non dobbiamo pensare che queste siano delle pompe in grado di risucchiare continuamente l'aria, di filtrarla, no, no. Dalle radici sì, dalle radici succedono tante cose, però si tratta sempre di piante un po' selezionate per far quel tipo di operazione. Non ve l'avevo detto prima, però ho dimenticato, grazie per la domanda. Buonasera, solo due precisazioni o comunque due considerazioni. Sì. Sui prodotti geneticamente modificati, anche perché avevo sentito un'intervista di Veronesi che aveva detto ai miei nipoti darei solo prodotti geneticamente modificati. E l'altra, per un certo periodo si è sentito parlare molto, prodotti senza olio di palma. Adesso non se ne sente più parlare. C'è un motivo? Grazie. Allora, anche qui è difficile dare una risposta senza sembrare... Allora, è un argomento scivoloso quello degli alimenti geneticamente modificati, perché io per tanti anni sono stato il primo a storcere un po' il naso, perché in realtà non avevo capito cosa fosse un OGM. Allora, OGM è un termine cappello in cui si può intendere qualsiasi organismo modificato geneticamente attraverso tutta una serie di strumenti, anche semplicemente la selezione. Io seleziono una razza di cane che abbia determinate caratteristiche, lo posso fare per le piante, per qualsiasi altro organismo, fino ad arrivare alla ingegneria genetica. Prendo un gene all'interno di un pesce azzurro, nel DNA di un pesce azzurro, lo metto dentro un pomodoro per codificare una proteina in grado di renderlo più resistente nel tempo, fino ad arrivare al CRISPR, l'editing genetico, che ha questo termine particolare,
ci sono altre tecniche, però si parla molto di questo, che effettivamente è, potrebbe essere il futuro, perché, perché qua si potrebbero aprire molte parentesi e io eviterò di farlo, sennò non finiamo più. Il futuro della, dell'agricoltura dovrebbe essere un mix tra biologico e convenzionale, mediato, secondo me, dall'ingegneria genetica, dalla, dall'editing genetico, dalla, dalla modifica del DNA, per riuscire ad ottenere delle piante in grado di consumare meno acqua, meno spazio, meno suolo, meno nutrienti, e così meno carburanti per andare avanti e indietro con l'irroratrice, col, col trattore e quant'altro, piante più resistenti. Però è anche vero che questo potrebbe sollevare degli interrogativi dal punto di vista etico, ed è importante fare chiarezza, perché si rischia di pensare, di andare ad attingere all'immaginario comune, di pensare che siano dei veleni. In realtà sono semplicemente piante, organismi, dove si va puntualmente a modificare il genoma per fargli esprimere altre proteine, fargli fare qualcos'altro. E potrebbe essere il futuro per l'alimentazione umana, per tutta una serie di considerazioni legate per l'appunto al risparmio dei carburanti, dell'energia, al risparmio dello spazio. Uno dei lati negativi del biologico è che rispetto al convenzionale occupa molto spazio, ha bisogno di più spazio per produrre un po' di meno. E ha anche ricadute, forse questo è un altro discorso un po' scivoloso, sulla salubrità di quello che mangiamo. Perché anche qui, non voglio aggiungere altro, ma Veronesi ha detto una cosa giusta, secondo me, ma va spiegata meglio. Ed è importante fare una buona divulgazione molto chiara e puntuale per non lasciare adito a dei dubbi, e fare il più possibile per fare chiarezza senza tornaconti. Per quanto riguarda il discorso sull'olio di palma, sono un po' delle mode che però hanno un fondamento. Il fondamento è quello di rendere più trasparenti quelle che sono le filiere produttive di alcuni alimenti come i biscotti, la pasta sfoglia e quant'altro. Perché no olio di palma? Perché l'olio di palma, intanto il palmisto potrebbe fare male se se ne fa un consumo eccessivo, e poi si parla di coltivazioni che non sono sostenibili dal punto di vista ecologico, perché in taluni casi si è fatta piazza pulita della foresta pluviale nel sud-est asiatico. E laddove alcuni prodotti, alcune industrie hanno potuto rinunciare a questi oli utilizzando altre margarine o magari del burro, in casi come quello della Ferrero, dove non si poteva rinunciare all'olio di palma per la Nutella, la Ferrero ha fatto una cosa secondo me giusta, ha spiegato che il suo olio di palma è prodotto in modo ecosostenibile, per cui non vanno a far fuori oranghi e altri animali che verrebbero altrimenti a perdere il loro ambiente naturale, ecco, perché la deforestazione per far spazio a queste palme effettivamente è un problema non indifferente. Ma poi è sparito perché si parla di altro, è tutto molto legato a quello che sentiamo di pancia, quindi oggi è questo, domani sono gli OGM, sono altre cose, c'è qualcosa di vero sia alla base di questo, ma si fa tanto, come dire, si fa tanta polemica su aspetti che in realtà hanno poco senso. Ha senso preoccuparsi tanto per l'assunzione di un determinato grasso vegetale, quando forse è più importante capire come è stato coltivato un determinato tipo di alimento, da dove arrivano le uova per quel tipo di biscotto, e quanto è salubre l'alimento di cui cibiamo. Insomma, bisogna cercare di fare un elenco di quelle che sono le priorità. Mi fermo perché altrimenti andiamo pure avanti, se avete qualche altra domanda. No, perché vabbè, parlo così tanto mi si sente. Vabbè.
No, perché ci capita a volte di avere degli scambi su cose curiose, io lo utilizzo come quando sento cose strane, chiedo ma è vero che... E ultimamente si sente parlare un po', insomma da un po', di intelligenza vegetale, prima tu hai citato Mancuso per altre cose, però è lui che insomma è uno studioso serio perché insomma è tutta una vita di studi, però si parla appunto che cos'è questa intelligenza vegetale, c'è qualche studio definitivo, sono studi in corso, insomma un po' il punto di questa ricerca, ecco, se si può. Vabbè, sì, è una domanda interessantissima. Io ho fatto un video dove ho parlato proprio di questo nello specifico, lo potete trovare sempre nel mio canale, Piemonte Magico Insolito. Non mi occupo soltanto di botanica, anzi per lo più leggende, leggende antiche, tradizioni del Piemonte. E, tutto dipende dal tipo di affermazione che si fa. Le piante sono sensibili, sono degli organismi in grado di comunicare con le specie circonvicine, sono in grado di sentire... di rispondere a determinati a determinate sollecitazioni, però il fatto che abbiano una loro intelligenza, una loro mente, un loro cervello, così come Stefano Mancuso effettivamente ha affermato in alcuni articoli di Repubblica in particolare, comunque anche nei suoi libri dovrebbe farne cenno, quello no, ci sono degli studi ad hoc che hanno smentito la presenza di qualcosa di simile al sistema neuronale nelle radici delle piante. E perché ho voluto puntualizzare questo? Perché una certa narrazione all'interno di quello che è ricerca e divulgazione tende negli ultimi tempi a voler umanizzare molto il regno vegetale e animale per renderlo un po' più comprensibile, appetibile, affascinante. Io punterei su altri aspetti, non puntando su quanto gli animali o i vegetali sono simili a noi, ma quanto sono diversi. Ed è un problema anche per quanto riguarda il mondo animale. Se arriva a giustificare il fatto di avere dei gusti sessuali diversi, perché anche gli animali lo fanno. Ed è molto scivoloso fare questi parallelismi, perché poi allo stesso tempo bisognerebbe ammettere che gli animali fanno anche cose che per un essere umano sarebbero terribili: infanticidio, violenza carnale, cannibalismo. E quindi io lascerei perdere un certo tipo di narrazione e punterei su quanto sono diversi da noi gli organismi viventi, ma a livello di istinti in realtà siamo molto simili. Dall'ameba all'essere umano, gli istinti di sopravvivenza sono allora sì gli stessi. Adesso, se non avete altre domande, passerei a... Allora, è il canale YouTube Piemonte Magico e Insolito. Ha una piccola mole antonelliana con un piccolo gatto in mezzo, che in realtà non si vede molto, ma l'ha disegnato mia mamma, che... Okay.